le migliori risposte alle vostre domande. Oggi parliamo di separazione e divorzi, lo facciamo con l'avvocato Rossella Angelini, avvocato matrimonialista che è tornato a trovarci. Grazie Maddalena. Ben ritrovata cara Rossella, reduce fra l'altro anche delle serate sfarzose, ma anche molto interessanti col Solo Optimist, di cui è presidente, impegnativo. E fra l'altro approfittiamo di questa occasione per annunciare che mercoledì prossimo ci sarà un altro ospite di rilievo per la città. Vittorio Sgarbi, che ci verrà a presentare il suo ultimo libro. Quindi ci verrà a parlare di arte con la bravura e la capacità, che penso che sarà una serata interessante. Bene, allora torniamo invece a quelle che sono proprio le attività dell'avvocato Angiolini. Separazione e divorzi, un tema molto delicato che però viene affrontato qui da lei in maniera molto onesta, molto brillante, perché non è facile. Allora, fra le nostre mail che sono arrivate, ho deciso di separarmi da mia moglie, ci scrive un signore da Policiano, ma temo che questo ostacoli il rapporto con i miei figli. Quali diritti ho come padre? Questo è un problema non da poco. Non da poco, no. Comunque voglio rassicurare questo padre che sia la legislazione, che sia i giudici del Tribunale di Arezzo sono molto attenti ai diritti del padre e soprattutto sono molto attenti a che i figli continuino ad avere un rapporto non solo con la mamma che è genitore collocatario, quindi questo è ovvio, ma anche con il padre, perché i figli hanno diritto, anche se i genitori si separano, hanno sempre un babbo e una mamma. Quindi io lo voglio rassicurare, perché anche se la sua moglie dovesse in un modo o nell'altro cercare di ostacolare questo rapporto tra lei e i suoi figli, c'è un giudice e ci sono tutti i mezzi giuridici, addirittura anche la possibilità di chiedere il collocamento dei propri figli. Quindi su questo mi sento di rassicurarla, perché sia la legge sia i giudici sono molto sensibili a questo problema, perché i padri e le madri hanno gli stessi diritti e hanno gli stessi doveri, tanto che la legge del 2006 che ha stabilito l'affidamento condiviso ha proprio questo fine, quello di far sì che un padre possa continuare ad essere un padre. Devo dire una cosa Maddalena, che in questi ultimi anni, in questi ultimi anni in effetti c'è una maggiore, diciamo, senso di responsabilità nei confronti dei padri, cioè vogliono continuare a fare i padri e ad avere con loro i loro figli, cosa che invece questa sensibilità 10-15 anni fa non c'era. Sono nate delle associazioni di padri. Sono nate proprio delle associazioni di padri che hanno veramente il diritto di continuare a fare, perché poi pensiamo una cosa, che la legge non è che vede il diritto del padre per il padre, ma vede il diritto del bambino a continuare ad avere un rapporto con il genitore, perché sia per un maschio che per una femmina la figura paterna deve essere sempre e comunque un punto di riferimento. Senta, le volevo chiedere, in caso di separazione con figli, le è capitato di avere la necessità di far testimoniare un bambino? E se sì, da che età si può fare? Perché un bambino può decidere, forse, non lo so, se stare col babbo o con la mamma. Come è capitato anche molto spesso, perché sempre questa legge del 2006 che ha previsto l'affidamento congiunto ha stabilito che il giudice debba sentire i figli quando hanno dai 12 anni in poi, addirittura li può sentire anche 12 anni se reputa, diciamo anche attraverso, diciamo, una consulenza tecnica, che il bambino, la figlio, diciamo in generale, possa avere la maturità per parlare anche prima dei 12 anni. Diciamo che è un dovere che il giudice ha quando i genitori sono in disaccordo sul discorso della collocazione dei figli e sulle modalità di visita. Allora, come viene a questa audizione? Il Tribunale di Arezzo, molto intelligentemente, hanno stabilito i giudici che si occupano di diritto di famiglia che le audizioni devono avvenire nel pomeriggio. Quindi non vediamo più bambini portati via da scuola o che non vengono mandati a scuola perché devono venire in tribunale, che già è un trauma grosso di per sé. Il giudice li ascolta, se sono fratelli vicini come anni li ascolta insieme, se invece un figlio unico ascolta, e lo ascolta o da solo il giudice o insieme con l'assistenza di uno psicologo, che quindi è un consulente. Ma è un dialogo, è un colloquio da cui il giudice deve avere la capacità di capire e di percepire quello che il figlio sente. Non è che gli venga chiesto con chi vuoi stare, questo è evidente, però capisce che tipo di rapporto il figlio ha sia con il padre e con la madre, e devo dire che questo è determinante, non naturalmente per far dire al giudice con chi il figlio deve stare, però è indicativo dei desideri dei figli e ne viene tenuto di conto di quello che loro dicono. Considerazione. Allora, ci scrive una signora che dice: ogni volta che litighiamo mio marito mi dice che la casa è sua e che quindi io me ne devo andare, ho una figlia di 5 anni e sono disperata, ma le case non andavano, non andavano affidate direttamente alla mamma? Allora, io questo devo rassicurare
tutte le mogli, ma non sono le mogli, ti do di più, Maddalena, devo assicurare anche le conviventi, le compagne che hanno dei figli, perché la legge stabilisce, e questo così lo dico anche almeno i mariti smetteranno di dire prendi la valigia e te ne vai di casa, che la casa coniugale, sia quando è di proprietà del marito o del compagno, sia addirittura quando è proprietà dei suoceri, che dandola al figlio e alla compagna o al figlio e alla nuora l'hanno adibita a casa coniugale, questa casa, se ci sono dei figli minorenni, viene assegnata in uso o alla compagna o alla moglie, le quali hanno il diritto di abitarvi fin tanto che i figli, ascoltate bene, non sono economicamente indipendenti. Quindi non vi fate impaurire di dire quando a 18 anni io me ne devo andare, i miei figli, il padre non ha più il dovere di mantenerli. No, i figli devono essere mantenuti fino a che non sono economicamente indipendenti. Quindi questa normativa che riguarda diciamo le coppie sposate è stata estesa sempre in questa legge anche per le coppie conviventi. Ma perché? Perché non è una disposizione nell'interesse del genitore convivente o della mamma, è una disposizione nell'interesse dei figli, perché questi bambini hanno il diritto di rimanere nella casa dove sono nati e dove sono cresciuti. Forse c'è una telefonata, pronto? Pronto? Allora andiamo avanti, ecco, però le volevo chiedere, sì, nel caso in cui i bambini appunto crescono, sì, diventano maggiorenni, sì, grandi, guadagnano eccetera, sì, rimane la madre nella casa. Certo. Di chi è questa casa? Allora, il diritto di proprietà è un diritto assoluto e tutelato dall'ordinamento giuridico, quindi nel momento stesso in cui... Cioè se la casa non è della madre ma dell'ex marito... Certamente, oppure... nel momento in cui questi figli non sono più in casa, o perché lavorano, o perché si sono sposati, insomma hanno una vita per conto loro, questa casa deve tornare di proprietà... Al genitore, al proprietario. Al proprietario effettivo. Quindi o uno si mette d'accordo prima... Quindi no, sennò che cosa succede? Che a quel punto, diciamo, la moglie può chiedere, perché in questo caso ancora la legge non permette alle conviventi, non hanno il diritto ad avere un assegno di mantenimento ancora, finché ora vedremo che cosa stabilirà questo disegno di legge sulle che è in discussione civili, sulle unioni, certo, civili in questo momento al Senato. Dicevo, allora questa moglie avrà diritto di tornare in tribunale e se le sue condizioni economiche non le permetteranno di potersi pagare un affitto, il giudice stabilisce o un assegno di mantenimento per la moglie se non lo ha, oppure un aumento dell'assegno di mantenimento, perché questa donna, se non è in condizioni di poter lavorare o guadagnare, ci sono tante donne di oltre 50 anni, non lo trovano neanche i giovani il lavoro, ti immagini se lo può trovare una donna che ha dedicato tutta la sua vita alla famiglia, in modo tale che possa perlomeno permettersi un altro alloggio. Addirittura se invece finisco la casa coniugale fosse di comproprietà di tutte e due, la moglie, che ovviamente c'è stata con i bambini, la compagna, ha diritto di rimanere ed eventualmente il legittimo proprietario, cioè il marito e il compagno, gli potrà chiedere il 50% di un eventuale affitto. Allora, intanto qui diamo risposte importanti. Avendo dei sospetti su mia moglie, ci scrive un signore, ho incaricato un investigatore privato e ho scoperto che ha un amante. Posso utilizzare la relazione dell'investigatore privato e chiedere la separazione con addebito di responsabilità a carico di mia moglie? Dunque, allora, per quanto riguarda la relazione dell'investigatore, bisogna specificare, Maddalena, che questa relazione costituisce prova in quanto l'investigatore e l'agenzia investigativa sia regolarmente iscritta ed abbia avuto, diciamo, l'autorizzazione a poter svolgere questa attività. Quindi se si va dall'amico carabiniere in pensione che scopre che la moglie non va bene perché non è, anzi è una violazione alla privacy in questo caso, quindi non potrebbe quella documentazione essere utilizzata. Nel caso invece degli investigatori privati che hanno avuto l'autorizzazione può essere utilizzata. E nel caso del signore, che probabilmente è lui che dovrebbe pagare l'assegno di mantenimento alla moglie, presumo, se con questa, e solitamente è una prova, se con questa prova ottiene l'addebito di responsabilità, la moglie perde il diritto al mantenimento e se non avesse un lavoro avrebbe diritto agli alimenti, cioè lo stretto necessario, che faccio un esempio, potrebbero essere 200 euro al mese, cioè niente. Benissimo, allora, mio marito, invece qui andiamo dall'altra parte, andiamo dalla parte della donna, mi ha confessato di non amarmi più e succede, che pertanto vuole separarsi, ogni tanto qualcuno è sincero, succede, è vero? Sì, è sincero, sì. Lui percepisce uno stipendio che è il doppio del mio, posso chiedere l'assegno di mantenimento anche per me, oltre che per i miei figli?
Sì, devo dire di sì, perché questo è proprio un dispositivo di legge, non è che è lasciata la libera determinazione del giudice. La legge stabilisce, sempre in questa famosa riforma del 2006, che se tra i coniugi c'è una disparità di reddito molto elevata, addirittura di un terzo, quindi o del doppio, ancora, ha diritto la moglie a chiedere un assegno di mantenimento, e il giudice solitamente lo concede, che tenda a ripareggiare i redditi. Quindi, ovviamente qui si parla, Maddalena, di redditi di un certo livello, perché se hai due figli e magari devi pagare anche il mutuo, è ovvio che il giudice dovrà fare una valutazione sull'intero reddito ammontare di quello che guadagna il marito. Però se abbiamo una situazione normale in cui ad esempio ci sono due coniugi, sono impiegati tutti e due, uno ha un grado superiore, l'altro è inferiore, e c'è questa disparità, può chiedere appunto la moglie che il giudice le liquidi un assegno di mantenimento che tenda a pareggiare i due redditi. Senta, avvocato, le faccio una domanda a bruciapelo. Ci si può separare senza avvocato? Sì, se è una consensuale si può fare. Se è una consensuale si può fare, perché le parti si trovano d'accordo tra di loro, quindi possono, diciamo, ci sono anche... Ma devono essere parecchio d'accordo. Sì, parecchio d'accordo. Infatti bisogna che dica anche una cosa a questo riguardo, dato che mai stimolato. Quindi lo possono fare, però deve essere una consensuale, nel senso che sono d'accordo, che tutto sommato non ci sono grosse questioni da discutere, che tutto sommato i figli... Insomma, se sono minorenni bisogna che i coniugi si siano messi d'accordo in modo tale che questi siano tutelati. Però che cosa succede, Maddalena? Che quando fanno da sé, poi ovviamente o da parte di uno c'è sempre qualche cosa che non va, nel senso che magari sono stati accettati degli accordi che magari poi uno dei due coniugi si accorge che sono a lui o a lei sfavorevoli e si va dall'avvocato. Questo è un errore, perché poi va a finire che queste condizioni che sono state accettate e condivise dai coniugi, se non ci sono degli eventi successivi che ne giustificano la modifica, quelle sono e quelle restano. Allora io dico, se la separazione giudiziale si litiga, quindi gli avvocati ci vogliono per forza, sono indispensabili, cioè il giudice non potrebbe accettare una difesa in una giudiziale di una delle due parti che non ha l'assistenza legale. Nelle consensuali invece questo è ammesso. Però poi, con tutte le conseguenze, che devo dire anche a me è capitato, tante separazioni fatte così da sé che poi veramente avevano generato delle situazioni molto precarie. Perfetto, bene, noi andiamo in pausa per qualche istante, restate con noi, parliamo di separazione e divorzi, dopo la pubblicità torniamo con l'avvocato Rossella Angiolini.